Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo entusiasmante video dopo tanto tempo. Qua c'è il boss. Niente, oggi è il giorno prima della vigilia del Capodanno cinese. Sei emozionato, Giova? Un po'. Come mai? No, sto scherzando. È incredibile perché per noi stranieri è quasi un giorno normale, sono dei giorni normali, invece per loro, per i cinesi è veramente come Natale. Senti il profumo di cucinato per strada, è molto figo. Io vado a vedere di comprare qualcosa perché la sua consorte mi ha invitato a mangiare a casa sua domani sera, cioè a casa loro, coi parenti, così mi faccio questo Capodanno in compagnia. E quindi devo andare a comprare delle buste rosse per fare i regali, perché mi secca arrivare a mani vuote. Costano poco e ti danno tanta roba. Le abitudini si cambiano. Come possiamo vedere, c'è gente che ancora non si è resa conto che siamo al crepuscolo. Tipo Le questo. macchine continuano a camminare senza luci. Ecco il terzo. Cambiamento da il quarto, la quarta macchina senza luci. Vuoi commentare questi guanti della signora? No, questi guanti sono per ripararsi al freddo, sono esteticamente brutti però molto funzionali. Una Passat. Ma questa qui è una zona principale o una zona secondaria, giù? No, è la strada principale. Di Sheyan. No, non siamo nella strada, è la strada principale di fronte a casa mia. E queste biciclette qua ne vogliamo parlare? Ah, sono la nuova generazione del senso di mobilità cittadino. Cittadino. Qua abbiamo chi con. Guarda, senza casco, Napoli. Napoli forever. Cioè, possono arrivare al massimo a La tua 45. È macchina. arrivata la mia Ecco, macchina. vediamo Johnny che sale Quindi ci sul taxi. sentiamo dopo. E continuiamo questo giro qua per le strade di periferia. Ho appena affittato questo Chongqing Bao, questo power bank. La città, ma non solo la città, l'intera Cina è piena di questi power bank. Dovunque potete trovare delle cassettine con un sacco di questi power bank all'interno. Basta scansionare il QR code e ritirare un power bank. Il costo può andare da 1,50 yuan all'ora, 2 yuan mezz'ora, dipende dal brand, ma sono veramente utili perché quando sei in emergenza lo affitti e poi lo puoi andare a restituire anche in un altro locale, negozio, supermercato dall'altra parte della città. Molti locali sono chiusi, non per via del coronavirus, ma perché proprio siamo nel periodo del Capodanno cinese. Molte persone sono tornate nelle proprie città, ristorantini, piccole botteghe sono rimaste chiuse. Questo in pratica è il loro Natale ed è una festa veramente, ma veramente sentita. Per quanto riguarda invece il coronavirus, Shenyang è tranquilla da un paio di settimane. Non siamo più zona di rischio, quindi tutto ha riaperto. Non c'è più il controllo del QR code, non c'è più il controllo della temperatura. Puoi fare quello che vuoi, non c'è stress, sono tutti in giro, i ristoranti sono pieni. È veramente. Posso dire con grandissima franchezza che il controllo cinese, in questo caso della città di Shenyang, della provincia del Liaoning, è stato veramente incredibile. Ora, qui di fronte c'è una vera e propria via dello street food. Purtroppo d'inverno non è pienissima, ma c'è un sacco di botteghine dove si può mangiare cibo prelibato. E qui ora abbiamo uno stand, proprio come un mercatino, che vende tutte le
tutte le decorazioni per il capoanno cinese. Questi qua sono tutti oggetti, decorazioni che vengono appese nelle porte o dentro le case. Sono molto caratteristiche, con messaggi di augurio. Ok, ho comprato questo set di buste rosse. All'interno ce ne saranno 5, 6, 5 yuan. Qua dentro si mettono i soldi e poi si possono regalare a amici e parenti. Ora proviamo ad entrare in questo centro commerciale caratteristico della zona. Jim cry. Come avete visto, è un centro commerciale molto popolare, molto rustico, però trovi un po' di tutto, quello che ti serve, dall'abbigliamento, biancheria intima e così via. Tra l'altro, sono fuori e possiamo vedere altri negozi di abbigliamento. A pochi metri da quella via dello street food abbiamo un centro commerciale abbastanza grande, ma che per Cheyenne è piccolino, con di fronte addirittura un palazzetto dello sport dedicato solamente al badminton. Addirittura abbiamo il posteggio che si può pagare semplicemente con WeChat, quindi semplicissimo, senza nessun tipo di problema. Tra l'altro abbiamo The Cushion, ovvero Dicos, che è una specie di KFC, un altro negozio di vestiti, Yoshinoda, che è un fast food giapponese molto apprezzato in Cina, altri negozi di vestiti, abbiamo un KNG, un KFC. Per esempio, guardate questo posto qua, e non siamo in centro, eh? Queste qui sono delle terme, Cheyenne è famosissima per le terme. Sono posti meravigliosi dove una persona può venire a rilassarsi da sola, con la famiglia o con gli amici. Un giorno faremo un video alle terme. Quello che avete visto non è che i cinesi sono pazzi e quindi bruciano le cose per strada.
semplicemente in determinati periodi dell'anno c'è questa usanza, ovvero di bruciare dei soldi finti sul ciglio della strada per commemorare i parenti. Durante il periodo del Capodanno cinese, questo viene fatto proprio per chiedere ai parenti fortuna e denaro. Che dire ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima, mettete un like al video, condividetelo e iscrivetevi al canale, dai, zai zien.